Allora, come poter migliorare di questi tempi in cui siamo obbligati a fare una didattica online con i nostri allievi di conservatorio? Dicevo, come poter migliorare la qualità audio, poter avere un segnale audio credibile, minimamente accettabile, su cui lavorare, sia per quanto riguarda le piattaforme web, sia per quanto riguarda le eventuali registrazioni che gli allievi ci inviano. Tutti gli allievi hanno sicuramente un telefono, molti di questi hanno un computer portatile. Normalmente io mi trovo personalmente, ma anche i miei colleghi, ad avere registrazioni o comunicazioni online con gli allievi solo attraverso questi mezzi. Allora l'hardware che c'è nel telefono nel computer portatile, anche se dal punto di vista video, quindi delle possibilità della webcam del computer o la possibilità di ripresa video del telefono sono più che accettabili, il collo di bottiglia, il vero problema è la comunicazione attraverso il loro microfono. Quindi io consiglierei a tutti quelli che vogliono migliorare la comunicazione attraverso questi mezzi di dotarsi perlomeno di un microfono esterno, nello specifico un microfono USB. Il mercato ne offre ormai una quantità veramente notevole di prodotti che vanno da cifre veramente minime, parliamo di 30-40 euro, a cifre un po' più importanti, ma che non superano i 300 euro. Io direi che in una cifra che sta intorno ai 100 euro si può prendere un prodotto assolutamente utile alla bisogna e che migliorerebbe di gran lunga appunto la qualità audio. Cosa che sicuramente si può fare meglio sulle registrazioni piuttosto che sulla comunicazione web, perché la comunicazione web è comunque da una parte influenzata dal fatto che le piattaforme non hanno una specifica progettazione riguardo all'audio. Sono ottimizzate semplicemente per la comunicazione verbale e quindi non rendono assolutamente il livello di audio che possiamo produrre con la nostra registrazione, con il nostro microfono USB eventuale. In più, dal momento che le nostre reti già di per sé non sono allo stato dell'arte e in questo momento sono particolarmente sotto pressione, i software di queste piattaforme automaticamente abbassano la qualità sia audio che video e quindi di conseguenza il risultato sonoro rischia di essere sempre peggiore. Quindi questo fa sì che secondo me la migliore interazione con l'allievo può essere quella attraverso la registrazione. E allora, soprattutto in questo caso, il microfono esterno può essere estremamente utile a migliorare appunto una situazione di base troppo scarsa per poter avere un messaggio sonoro adeguato. Ovviamente, una piccola attenzione a come utilizzare un microfono USB è necessario. Allora, io qui dispongo del mio che ho acquistato vari anni fa, che ha un gusto un po' particolare, estetico. Ricordo un po' il famoso robottino C3PO della saga di Star Wars. Comunque, questo microfono è molto semplice da collegare tanto al computer quanto al telefono. Ovviamente, come tutti i microfoni USB, abbiamo un'uscita con il classico connettore USB-A che può essere inserito direttamente in un computer o in tablet che ha questo tipo di ingresso, o altrimenti in un telefono che sappiamo non avere questo tipo di ingresso attraverso un adattatore che si chiama OTG, che può essere tipo C come questo o tipo micro USB, questo dipende ovviamente dal telefono a cui lo si connette, che appunto può connettere, come vedete, da una parte il microfono e dall'altra il telefono. Nel momento in cui lo colleghiamo,
il microfono si accende ed è pronto a lavorare. L'altra cosa di cui abbiamo bisogno è un software, un'applicazione sul telefono che possa chiaramente gestire la registrazione e configurare il microfono. Io tra le varie applicazioni gratuite che ho trovato sul Play Store di Android, ho deciso di utilizzare Open Camera. Open Camera è un software libero, free. Qui temo che sia un po' difficile visualizzare. Comunque, una volta entrati nel programma, cioè installato e aperto, entriamo nella pagina di configurazione. Ecco, sì, forse vediamo. E andiamo alle impostazioni video. Le impostazioni video ci consentono di configurare la parte del microfono. Andando avanti, le prime riguardano tutta la ripresa video che vi consiglio di mantenere in automatico perché a parte l'accorgimento di non avere la luce alle spalle, poi consente tranquillamente di fare degli ottimi video. Ovviamente la registrazione audio, primo parametro che è già attivata e ovviamente non dovete fare nulla. Il parametro della sorgente audio vi consente di selezionare il microfono esterno. In questo caso è già selezionato, ma probabilmente lo trovereste selezionato su videocamera di default. Dopodiché i canali audio. Canali audio, questo è un microfono che può registrare sia in stereo, quindi a due canali, sia in mono. E quindi va selezionato, altrimenti si mette di default. Poi illustreremo un attimo più in modo particolareggiato il microfono stesso. Usciti da questa pagina e ritornata nella pagina principale, andiamo nel più controlli fotocamera. Qua. E qui abbiamo altri due parametri. Uno e le opzioni controllo audio che riguarda semplicemente l'inserimento dei filtri se ci troviamo in situazioni molto rumorose o a registrare in esterni, cosa che in questo tipo di utilizzo non penso che succederà. E poi la cosa più importante è quella dei controlli audio. Controlli audio ci aiutano a regolare il livello. Allora, i microfoni, quelli diciamo proprio più economici, non hanno la possibilità di regolare il gain, questo ce l'ha, però se noi non ce l'avessimo, dobbiamo, a seconda che il segnale sia troppo forte da essere distorto o troppo debole da essere troppo lontano e intelligibile, possiamo regolarlo da qui. Questo è quello che serve per utilizzare questa app e registrare con la sicurezza di poter sostituire nella registrazione l'audio o del telefono. No, l'audio del telefono, perché se noi andiamo su computer dobbiamo utilizzare i normali programmi per registrare, configurando ovviamente il microfono come device esterno. Se noi non attiviamo ovviamente il microfono esterno, il telefono o il computer portatile continuano a utilizzare il microfono interno, che è quello che cerchiamo con questo tutorial di insegnare ad evitare. Cosa dire del microfono? Allora, i parametri di un microfono USB più importanti o comunque necessari. Poi in descrizione del video vi metto una serie di prodotti che possono essere interessanti su una fascia media di costo. E quindi questo microfono abbiamo sulla parte posteriore il selettore del gain, cioè il selettore veramente questo, del pattern di registrazione. Questo è il regolatore del gain, cioè del livello d'ingresso. Il selettore del pattern di ripresa, come vedete, va a
seconda dei simboli, dal panoramico alle tre configurazioni mono, che sono cardioide, panoramico e bidirezionale. Poi ha davanti un regolatore del volume della cuffia, perché questo microfono ha la possibilità di collegarsi anche ad una cuffia o ad un altoparlante che noi possiamo utilizzare per ascoltare, sicuramente con una qualità migliore di quella che potremmo fare dal telefono. Tra l'altro, i telefoni ormai in gran parte non hanno più neanche il connettore per la cuffia, ma lavorano in Bluetooth o attraverso l'USB, quindi questo faciliterebbe le cose. Abbiamo un pulsante per mettere in mono, oltre che per vedere se il microfono è attivo. In questo momento non è attivo perché l'ho staccato per farvi vedere il cavo, e quindi questo microfono ci consente appunto un ottimo risultato rispetto ad un telefono con una spesa che va intorno ai 130-140 euro. Si può spendere sicuramente meno con delle dotazioni minori, tipo la mancanza dell'uscita della cuffia, eccetera, ma già con 60-70 euro potete prendere un ottimo microfono e poi lo vedrete in quelli che vi consiglio, insomma, che vi metto in descrizione. L'altra cosa comoda, ad esempio, è questo, che praticamente consente di staccare, staccando il microfono dal suo supporto da tavolo, di fissarlo su di un'asta microfonica, e quindi ci consente di posizionarlo in modo migliore per la ripresa. Quindi invito sempre a fare delle prove, perché non è che il microfono lo mettete in qualsiasi posizione e vi registra bene. Dovete avere una certa logica di posizionamento, diciamo tra 1 e 2 metri dallo strumento, e il più possibile che prenda nel modo migliore in cui già voi lo sentite con le orecchie. Questo, come ho detto, può essere un'ottima soluzione, con un intervento di spesa minimo, per migliorare di gran lunga la possibilità di registrare il proprio lavoro da parte degli studenti senza essere troppo, come dire, oneroso. Ovviamente, se gli studenti stessi già dispongono di strumenti come possono essere dei piccoli registratori digitali, quelli famosi, più usati, Zoom, i Tascam, già possono avere tranquillamente la possibilità di ottenere un buon risultato. Tra l'altro, quei registratori, quelli che hanno l'interfaccia USB, possono essere utilizzati anche collegati al telefono nello stesso modo che vi ho descritto per questo, e possono essere usati come microfoni USB esterni. Il vantaggio è anche quello di poter, attraverso la lunghezza del cavo, posizionare in un modo migliore il microfono rispetto a come noi posizioneremmo il telefono, che ci costringe ovviamente ad avere una posizione prima di tutto per inquadrare quello che noi vogliamo registrare. Questo ci consente anche una maggiore libertà di posizionamento dell'audio rispetto al video, e questo ulteriormente migliora la situazione. Quindi spero di avervi dato delle idee per poter interagire meglio sull'aspetto dell'audio, del messaggio sonoro, e consentire anche agli insegnanti di poter lavorare meglio nel momento in cui hanno l'ascolto del lavoro degli allievi. Grazie.